Mister Giuseppe Amato, il resto del calcio gli chiede, sorprese a parte, la Juve Stabia affronterà nuovamente una squadra schierata con il 3-5-2. C'è qualche aspetto in particolare che vorresti vedere migliorato rispetto ai precedenti mesi? Ogni partita ci dà sempre uno spunto per provare nella successiva, al di là della disposizione dell'avversario, di evitare gli errori precedenti e migliorare quelle fasi che si possono migliorare. E quindi noi anche in questo senso sempre abbiamo un occhio a quegli aspetti che ci possono far crescere sia nella disposizione che nella fase di non possesso, nella fase di possesso, sui calci piazzati, a favore e contro. Quindi la valutazione nostra è sempre andare a cercare quell'aspetto negativo oltre a quelli positivi da migliorare, assolutamente sì. Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, le soluzioni aeree sono diventate una delle chiavi per scardinare le difese avversarie. Può essere così anche domani contro l'Avellino e soprattutto magari con un appoggio dei terzini o degli esterni in fase di spinta? Bene, il calcio è compreso anche la palla alta, la palla aerea, non solo la palla a terra. La squadra secondo me è in grado di saper utilizzare al momento opportuno sia una che l'altra, e quella squadra è in grado di poter gestire varie situazioni. E quindi noi in questo credo che ancora possiamo migliorare, abbiamo ancora un po' di tempo prima di essere considerati o di considerarci una vera e propria squadra, perché dalla chiusura del mercato finalmente questa è stata la prima settimana che abbiamo potuto mettere a disposizione dei giocatori una settimana tipo, e quindi la nostra capacità è quella di poter utilizzare anche la palla alta, ma diciamo in supporto a quello che deve essere la nostra identità, e cioè provare a giocare anche con palla a terra. Raffaele Rizzo, Corriere dello Sport, che da un offre un mattino ti chiedono, arriva la sfida a Piero Braglia, che alla Juve Stabia ha regalato nel 2011 una promozione inaspettata. Ad oggi senti sensazioni positive, un po' ti senti di dire che possiamo ripercorrere quel cammino? Beh, sarebbe sicuramente un cammino di chi poi alla fine vince. Il mio desiderio è quello di respirare sempre, giornalmente, positività al di là del risultato, ma soprattutto per quello che abbiamo iniziato a fare e che vorremmo proseguire nella nostra programmazione. Ovviamente stiamo parlando di due momenti diversi della storia della Juve Stabia, con due allenatori diversi. Braglia ovviamente ha fatto la sua strada, è un allenatore, diciamo, ormai si può definire forse per questa categoria anche, diciamo, un lusso, perché comunque spesso ha fatto la Serie B. E quindi voglio dire, da parte mia c'è l'ambizione di portare questi ragazzi ad un livello tale da potersi considerare in grado di percorrere una strada che ci consenta di toglierci delle soddisfazioni. Mario Volo, Vivicentro, questo è un derby sentito soprattutto per le tifoserie, ma i tifosi ovviamente non ci saranno e il fattore campo ovviamente verrà a decadere. Però, considerato che siamo solo alla quinta giornata, potrà venire fuori una partita più libera, non sentita proprio in quanto vero? Beh, assolutamente no. Ovviamente in queste gare, nel derby soprattutto, i tifosi sono sempre quel valore aggiunto, perché rendono anche bello uno spettacolo non solo sul campo ma la cornice all'esterno. Peccato che non ci siano da una parte e dall'altra, ma per noi le partite devono essere vissute tutte come derby, soprattutto quando incontri squadre che sono dichiaratamente espresse per lottare fino alla fine per una vittoria del campionato. E quindi in questa direzione deve andare la nostra idea e il nostro pensiero, di essere sempre all'altezza della situazione al di là dell'avversario che incontriamo,
ma in questi casi ancora di più essere presenti perché vogliamo ritagliarci anche noi uno spazio all'interno di un girone difficilissimo come il nostro, ma che allo stato attuale in un cammino che ancora non è definito, dove i valori devono ancora prendere forma, vogliamo essere protagonisti. Davide Soltravo sta via Channel, è arrivato anche Orlando e si è messo subito a disposizione. Com'è a livello di condizioni il giorno? Sta praticando dei lavori alternativi rispetto alla squadra, avendo, come ben chiaro a tutti, attraversato un periodo difficile. Credo che abbia bisogno di una decina, 15 giorni di adattamento a quelli che possono essere sia i ritmi della squadra, ma soprattutto la crescita della sua personale condizione per rientrare all'interno di un gruppo e poi si metterà a disposizione nella speranza che anche lui possa darci quel contributo che ci serve. Mario Miccio, Sport Report Magazine, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato degli svincolati come ultimo colpo per completare la rosa? Ma cosa ci aspettiamo? Sicuramente gli occhi non sono assolutamente chiusi sul mercato degli svincolati. Se ci dovesse essere questa possibilità di rendere ancora più forte, più completa la nostra rosa, ne terremo presente alcuni, ovviamente nei ruoli che già in più volte mi sono espresso dove occorrerebbe andare a completare appunto la rosa, ma senza diciamo prendere solo per prendere. Abbiamo bisogno di caratteristiche specifiche e quindi nel momento giusto, al momento opportuno saremo vigili sul mercato. Grazie. Prego.